Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. Siamo tornati su Castle Clash dopo tantissimo tempo, dopo direi anni che non riapro questo gioco e di cose vedo che ne sono successe parecchie. Ci ho dato un'occhiata e oltre a essere successe un sacco di cose all'interno di questo gioco con il quale ho aperto praticamente il canale e con il quale ho conosciuto tantissimi di voi, sono successe anche un sacco di cose nella mia vita, tra cui anche quella di aver avuto una bellissima bambina che si chiama Mia. Chi mi segue sui vari social sicuramente lo avrà visto, e quindi gli impegni si sono moltiplicati e di tempo per giocare ne è rimasto poco. Inoltre sono passato dalla casa vecchia, che in quella che conoscete, che avete sempre visto quel muro viola dietro di me, mi sono trasferito in una casa più grande e non ho ancora internet, non ho ancora la connessione in fibra ottica, quindi sarà difficile uploadare video, non posso giocare online e quant'altro. Devo un attimo rientrare in pista, ma tantissimi di voi in questi mesi di mia assenza, oppure dove ho postato dei video magari di Hearthstone, qualche spacchettamento, un tutorial e qualcosa così, mi avete tantissimi chiesto anche in messaggi privati sui vari social di tornare su Castle Clash. Per quanto questo gioco lo abbia abbandonato, per quanto era pay to win, ho voluto riscaricare questo gioco e rifarci un video, visto che ho 7500 gemme, quindi per lo più in questo video andrò a fare questo e immagino che ormai dei 3000, non so quanti iscritti adesso io abbia, di voi che segue Castle Clash ne saranno rimasti pochissimi, perché comunque crescendo si abbandona YouTube, si abbandonano i giochi e non avendo proseguito non ci sono pretese di avere ancora una fanbase neanche di Castle Clash. Però le richieste sono state davvero tantissime e quindi un video anche per accontentarvi su questo gioco volevo farlo. Poi chissà, ne farò magari anche altri, non si potrà mai dire. Però oggi volevo andare a rollare queste 7500 gemme insieme a voi e vedere un po' quali eroi escono. Sono cambiati anche i tasti, ragazzi, nonostante ci abbia dato un'occhiata, non me lo sono studiato bene e di cose qui ce ne sono veramente una caterva. E non ricordo nemmeno dove si rollano gli eroi, non è vero, sono qui. Acquistate di prestigio gratis oppure 4,50. Frammenti, onori, ingaggia con pietre lunari. Non penso io abbia pietre lunari. Quindi a botte di acquista 9 punti prestigio ottieni 3 eroi. 3 punti prestigio gratis. E allora facciamo questo, gratis era. E accendiamo appunto a vedere che cosa ci uscirà con queste 7500 gemme. L'ultima volta che avevo abbandonato, diciamo l'ultimo video, l'ultima volta che ho aperto, quando abbandonai Castle Clash, vediamo che qui ho anche un rinnovo di talenti, avevo abbandonato quando di eroi chi c'era, vediamo un po'. C'era, vediamo quanti ne sono usciti, una valanga, veramente una valanga, le probabilità che mi esca qualcosa che non ho effettivamente è tanta. Mi pare che Espirita c'era, Guardiana della Colomba no, non l'avevo mai vista, quindi sono arrivato fino a Espirita, ma per sentito dire, perché Sasquatch è stato davvero l'ultimo degli eroi con i quali ho avuto a che fare prima di abbandonare il gioco. Quindi ne sono usciti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 20, 22, 24 eroi che non ne ho neanche uno. E vediamo un po' se troviamo qualcosa a questo punto. Qualcosa che poi non, ovviamente non ho letto i vari, le varie skill, le varie cose. Ho dato un'occhiata e adesso ci sono tante cose che si possono mettere, per cui veramente dovrei stare qui a capirlo. Anche perché la cosa brutta è che quando inizi il gioco da zero, in questo momento le cose ti vengono introdotte man mano, mentre io mi ritrovo un account già bello pieno, abbandonato, quindi da un po' per scontato che io adesso sappia tutto, quando invece non so nulla più. E andiamo subito con un bel 4,50 per sbloccare un nuovo slot. Andiamo benone. Quindi libero un attimino anche qui il magazzino, insomma. Ho venduto un po' di carte. Ho questi scrigni qui, ce li apriamo. Come stop aprire. Ok. Mi ha dato questa roba qui che vado a utilizzare. Ho anche tantissime carte eroe, però ho notato che non hanno aggiunto eroi che non ho a quelle carte, quindi
praticamente non le uso. Ovviamente sono in hotspot con il cellulare, quindi perdonate eventuali lag, eventuali disconnessioni per quanto riguarda la linea, che ovviamente con il telefono non è proprio il massimo. Qualche slot l'ho liberato e possiamo finalmente andarci a vedere qualcosa. Ecco, trasformiamo con le carte, vai. Ottieni uno sconto, no, non ottengo uno sconto, 4,50. Ovviamente nulla, però ragazzi è passato tantissimo tempo, vorrei che qualcosina mi fosse dato. Babbo Natale, che novità, non ne ho manco uno, giusto una decina. Andiamo a botte di 150, così magari dura di più, siamo a 6.000, però il 4,50 ci sta. Fatemi vedere una roba che non ho, cioè vi prego, non può essere che non esce niente. 5.000 gems, un bel nulla. Istigazione alla ludopatia questo giochino, perché rolli rolli e non esce un bel niente. Faccio un bel 4,50, è troppo tempo che non gioco, qualcosa me lo deve dare. Qualcosa me lo deve dare, 3700 gemme. 150, ovviamente lagga. Dovrebbe farne un altro. Addestratore di belve, ragazzi, ma tutta roba vecchissima che già ho. Un qualcosa di nuovo, Atena, Tranticuore, Atena non ce l'ho, ma sempre mi pare una roba vecchia. Però almeno un qualcosa di nuovo che non avevo, ma visto cose pesanti verso il finale, che avrei preferito quelle. Campione gelatinoso su 2700 gemme, ovviamente tutti blu, dopo che mi ha dato comunque qualche leggendario, il druido, niente, quindi niente, difficilmente mi verrà dato altro, perché comunque questo dice con 7000 gemme, e quante ne vuoi. Però noi te l'ho data, accontentati. Regina Vespa, non ho idea di cosa faccia, ma è uno di quelli che stava un pochino più avanti, quindi va bene, siamo a quota 2 eroi che non avevo. Ultime 1200 gems, sarebbe un miracolo, un autentico miracolo se me ne desse un altro. Con 900 ci facciamo due doppi, ragazzi, anzi tripli, vabbè, questi insomma, ci siamo capiti. Orco della rovina, una novità assoluta, ragazzi, non ce l'avevo. E poi 4,50, shpapapam, un bel nulla. Però, ho ricevuto due eroi che non avevo, che non avevo neanche, non conosco la skill e null'altro, oltre vabbè ai vari doppioni che qui abbondano. Uno è questo Atena e uno è questo Regina Vespa. Ma per lasciare anche un po' di suspense a voi, che sicuramente conoscerete benissimo questi eroi mentre io no, ce li andiamo ad aprire, a conoscere un po' nel prossimo video, dove inventerò anche qualcosa per appunto fare un altro video. Vi invito a visitare la mia pagina di Instagram, sul quale un attimino sono attivo, è l'unico social su quale sono attivo, quindi vi invito a visitarlo, e lasciate qui sotto un commento, fatemi sapere cosa ne pensate e se volete che prosegua ancora con altri video di Castle Clash. Inoltre sono diventato anche un discreto giocatore di Hearthstone, nonostante un po' anche in quello per impegni non sono riuscito tanto a seguire, ma appena rimetto la linea tornerò in pista anche con tutti gli altri giochi che ovviamente non vi piacciono, quale Counter Strike e altri giochi FPS. Volevo prendere anche Call of Duty, ma inutile dilungarsi troppo, quindi mi raccomando, visitate la pagina Instagram, lasciate un bel like, commentate sotto questo video. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.